personaggio è inquietante, Maximilian, perché lui è apparso durante un momento in cui stavo sperimentando dei suoni, delle forme d'onda con dei sintetizzatori modulari. E stavo sperimentando, stavo facendo un po' di combinazioni, variazioni sulle frequenze sinusoidali, le onde quadre, le onde triangolari, e a un certo punto, come fosse da un alembicco elettronico, è uscito pum, questa persona che è apparsa in maniera alchemica, in maniera metafisica, è apparsa e ha cominciato a dirmi: io sono Maximilian, arriverò il 30 ottobre e ti chiederò quello che tu avrai fatto nella vita. Lui, anche Maximilian, viene dallo stesso spazio, condivide con me lo stesso spazio, mi viene da un tempo diverso. E lui in pratica si impossesserà di me, comincerà a prendere, a fare decisioni. Io avevo paura, poi c'è una spada lo taglia più della spada di Hattori Hanzo, il 2. Fa fettine, mi taglia a fette, capito? Sono preoccupato, Maximiliano. E quindi così. Lui alla fine ha detto: tu chiamerai il disco Maximilian. È un po' tenebroso, ha messo il pitch shifter, quello il plugin della Wave, del Pro Tools. Io stavo per fare un disco sperimentale. Poi è arrivato Maximilian e mi ha detto: tu dovrai fare un disco di canzoni pop. Di canzoni pop, e dovrai chiamarlo Maximilian in modo che mi introduce al mondo. Quindi Maximilian si presenterà, ma in realtà il disco l'ho fatto io, non l'ho fatto Maximilian. Ho la mia paura che Maximilian ad oggi poi farà i dischi al posto mio, capito? Questa è la cosa. Un assemblaggio è, come dire, gioioso, una scelta di 10 brani che hanno un equilibrio, hanno una struttura, come fosse un quadro con dei colori, il pittore che decide quando finire un quadro, nel momento in cui individua un equilibrio tra colori e forme. Quindi Maximilian è un disco che ha un'identità unica, pur avendo colori e forme diverse.